37 persone arrestate, tra cui Massimo Carminati e il suo braccio destro Salvatore Buzzi, e oltre 100 indagati, tra questi Gianni Alemanno, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono i numeri e i nomi dell'operazione Terra di Mezzo. L'indagine, condotta dal procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, che ha scoperchiato una fitta rete di intrecci tra le organizzazioni criminali e la politica romana. Della mafia nella capitale ne parlava già nel 2012 Lirio Abbate, giornalista dell'Espresso, che dal 2007, per via delle sue inchieste giornalistiche, vive sotto scorta. Abbate è intervenuto durante un incontro alla Fiera del Libro a Roma e ha raccontato di come la mafia si sia radicata sul territorio capitolino. Se stai in silenzio e fai stare tranquillo un territorio, riesci a fare business. Se riesci con i soldi che ti ricavano dal business anche a portare politici in consiglio comunale o regionale, ancora di più, in cui l'economia è la democrazia di una città, di una regione, che ti fa fare business. Carminati riesce a mettere i propri uomini non solo in consiglio comunale e regionale, ma soprattutto, perché oggi le mafie puntano alle amministrazioni locali per fare business, la mafia mette i propri uomini incapaci, che sanno soltanto dare soldi ad alcune persone e danneggiano di fatto il servizio al cittadino. E poi cosa avete? Un'azienda che ha questo deficit economico, il disservizio perché non sanno poi ben gestire le cose, avere un deficit economico, e un aumento delle tasse, perché poi qualche cosa su questi bilanci la devono prendere. E pagate voi. E la mafia di fatto vi ruba i soldi dalle vostre tasche senza che voi ve ne rendiate conto. Anche il pubblico è intervenuto durante la discussione e non tutti si sono trovati d'accordo con i due giornalisti sul palco. I giornali romani, i giornalisti romani, amici di Carminati, qualche uno di voi che si è permesso di fare una campagna contro il sindaco, bisogna che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità, la stampa per quello che gli compete, la politica per quello che gli compete. Adesso finisco. Dalle indagini e dalle intercettazioni sono usciti anche i nomi di alcuni personaggi dello spettacolo e del calcio capitolino. No, mi ottiene dei guadagni personali per l'organizzazione, ottiene il fatto che ti ha in pugno, devi far giocare una partita, ti ho fatto questa cortesia, questa partita non giocare. Perché i miei amici stanno puntando dei soldi e voi magari ti fate per quella squadra, se siete tifosi, magari quella squadra quel giorno perderà e ci saranno alcune persone che si arricchiranno e così altri nelle professioni. Per spiegare in che modo si muove la criminalità organizzata a Roma, Abbate ha utilizzato le parole dello stesso Carminati, che in un'intercettazione parlava appunto della Terra di Mezzo, nella quale si muovono e fanno affari personaggi di ogni provenienza sociale. Tutti si sporcano le mani, dai politici ai criminali. L'unica via d'uscita è scegliere da che parte stare. Da quale parte stare? Perché non siamo giudici, ricordiamo. Siamo cittadini. Adesso capiamo voi da che parte state. Grazie.